Ancora un'indagine mette le mani nella ricostruzione post-sisma dell'Aquila. All'alba di questa mattina sono scattate le perquisizioni da parte degli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Pescara nei confronti di sette persone in abitazioni ed aziende del pescarese e del Perugino. La procura di Pescara sta indagando in merito all'ipotesi di reato di violazione delle norme che regolano la ricostruzione post-terremoto nell'ambito dei 20 comuni afferenti l'ufficio tecnico ricostruzione numero 5 di Bussi sul Tirino che dipende dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione di fossa in provincia di L'Aquila. L'attività investigativa avrebbe fatto emergere un intreccio di rapporti tra i vertici dell'UTR di Bussi e alcuni imprenditori impegnati nella ricostruzione, presidenti dei consorsi dei proprietari ed altri soggetti interessati ad attingere fondi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009. Stando a quanto emerso dalle indagini sarebbero stati pagati avanzamenti dei lavori per centinaia di migliaia di euro senza che le ditte fossero in regola con i documenti amministrativi necessari. Al momento sarebbero due le persone iscritte nel registro degli indagati, Carmine Angelo Merchiorre, 60 anni di Bussi sul Tirino e Stefano Roscini, 48enne di Foligno. Secondo l'accusa Melchiorre, quale è responsabile dell'ufficio tecnico e del procedimento, avrebbe emanato delibere contram legem di pagamento dei sal, cioè di avanzamento dei lavori, in favore della ditta Ulisse immobiliare di Roscini, in cambio dell'assunzione della figlia all'interno della società Savit, riconducibile sempre a Roscini e con sede a Catania.